Come ha vissuto l'esperienza da genitore del progetto Get on Your Bike, che l'ha portata a mandare sua figlia ospite di estranei e poi ricambiare l'ospitalità di uno studente straniero? Noi l'abbiamo vissuta con grande positività, eravamo veramente propositivi ed entusiasti. Il progetto ci è piaciuto subito e soprattutto ci è piaciuta molto la presentazione. Quindi abbiamo vissuta con positività, ecco, noi eravamo, ma tutta la famiglia coinvolta è positiva. Ha riscontrato qualche nota critica o elemento negativo? Vorrebbe ripetere l'esperienza o la consiglierebbe? No, anzi, nessuna negatività, nessuna criticità. La consiglio perché è un momento di crescita per tutti i componenti della famiglia, oltre che per lo studente stesso, che comunque lo rende responsabile e più maturo. Per quanto riguarda noi, è accaduto questo. Quindi lo consiglio. È rimasta l'amicizia con l'ospite? Sì, è rimasta, ci si sente, i ragazzi si sentono, è stato bellissimo, assolutamente sì. È stato difficile vivere con una persona con esigenze diverse? Allora, no, vabbè, difficile, no, non direi difficile. C'è stato un po' di imbarazzo all'inizio perché temevamo un po' che l'ospite poteva sentirsi magari un po' a disagio per le diverse abitudini, per la diversa cultura. Quindi abbiamo fatto, però devo dire che ognuno di noi ha fatto del suo meglio per mettere a proprio agio l'ospite e alla fine abbiamo ottenuto successo, ecco. Quindi siamo rimasti amici. Parla la lingua inglese? Come ha gestito la relazione con l'ospite straniero? Allora, ahimè, io ho diversi limiti. Ci ho provato, mi sono messa in gioco e mi sono anche divertita. Però per ognuno di noi, io, al di là della ragazza, cioè di mia figlia che ha ospitato, quindi coetanea dell'ospite, però gli altri due ragazzi, per loro è stato uno stimolo. Cioè comunque ci siamo impegnati tutti a parlare inglese per cercare appunto sempre di far sentire meno a disagio la ragazza, ma proprio è stato un punto di crescita perché poi alla fine qualche parolina, dai, ci siamo riusciti a dirla. Cosa potrebbe dire dopo l'esperienza fatta alle famiglie che erano incerte nell'ospitare un ragazzo di un'altra nazione? No, vabbè, io consiglio a tutti un po' di apertura, un po' di scambio interculturale. È necessario per crescere e soprattutto per i nostri ragazzi, soprattutto nel contesto che stiamo vivendo ora, proprio storico, è necessario, ecco, secondo me. Quindi io lo consiglio a tutti. È stata un'esperienza, è bellissima. Quali benefici ha osservato in suo figlio per quanto riguarda la partecipazione al progetto? Allora, innanzitutto ho visto mia figlia più responsabile proprio nei confronti della scuola stessa, fiera di portare avanti questo progetto e questo mi ha fatto ricredere, no? Nel senso che lei l'ho vista proprio nella sua interezza dentro questa storia, l'ho vista coinvolta, più matura, più responsabile. E poi sentire le due ragazze che parlavano e si confidavano cose in inglese, quindi anche a livello non solo scolastico, ma proprio umano, è veramente bellissimo, è stato bellissimo.